Ciao amici, benvenuti nella magica cornice del salottino rosa. Oggi facciamo un altro progetto e venerdì è un momento storico molto particolare, ma noi sappiamo che la creatività ha sempre salvato letteralmente la vita ad ogni persona, agli esseri umani e ai popoli. E quindi perché non continuare? Perché non continuare ad utilizzare le mani? Certo, io non ho potuto trovare proprio tutto quello che avrei voluto trovare, ma sono riuscita a portare a casa un bel progetto. Sì, e ditemi se non è vero. Io sono molto soddisfatta. Certo, devo avere un vostro feedback. Ditemi se vi piace l'idea. È un oggetto d'arredamento, segue tutorial. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale se vi va. E mettete mi piace se vi va e sempre se vi va mettete anche attivate la campanella, dovete attivare la campanella perché senza campanella non vi arrivano le notifiche da YouTube. Certo, volete offrirmi un caffè? È possibile anche quello, è tutto scritto nell'info box. Segue tutorial. Ecco, questa è la lampada. Una piantana precisamente a cui manca il paralume, praticamente, che noi andremo a costruire. È vintage, si vedono un po' delle macchie di ossidazione, in parte sono riuscita a toglierle, in parte no, ma a me non dispiace anche così. Ha una pigna, un fermo in alto che serve proprio per bloccare in posizione il paralume, anzi precisamente il telaio. C'è questo fermo e un grande disco, una grande rondella per bloccare il telaio. Noi costruiremo sia il telaio, di cui ora sto prendendo il diametro, sia la parte decorativa esterna del paralume. Allora, questa è una rete di metallo. Ho deciso che il diametro del paralume sarà circa 40 centimetri. Quindi prendo le misure da questa rete a celle rettangolari e mi raccomando, sono celle che devono andare d'accordo con le fascette da cablaggio che tra poco useremo. Questa è una prova per vedere come, per immaginare come sarà e in che posizione mettere le fascette da cablaggio che sono bianche trasparenti. Allora, io in casa ne avevo circa 600, le ho usate quasi tutte. Me ne sarebbero servite di più per fare un lavoro ancora più chiuso, più denso nelle cellette, però alla fine quello che sono riuscita ad ottenere, sinceramente, a me è piaciuto. Allora, comincio fermando la forma, cioè bloccando la forma nella posizione, quindi utilizzo immediatamente le fascette da cablaggio. Ho sovrapposto due lembi della rete metallica e ora con le prime fascette blocco la rete in modo che poi sia più facile lavorare naturalmente e lo faccio sia in alto che in basso. Vi devo dire che le fascette in alto ed in basso sono messe a scalare l'una rispetto l'altra e adesso vedrete che cosa intendo. Allora, questa no, questa è soltanto di bloccaggio e quindi a scalare vuol dire che salterò una celletta, metterò una fascetta, lascerò uno spazio, poi metterò di nuovo una fascetta in questo modo e sarà una posizione alternata tra la parte superiore che ora sto decorando e la parte inferiore. Allora, inizio dalla parte superiore, quindi lascio uno spazio vuoto, poi metto un'altra fascetta e continuo così. Per tutta la prima riga. Adesso accelero un pochino, come vedete, e intanto sto fermando il punto di giunzione dei due lati di questa rete metallica. Non stringete molto forte, perché più si stringe, più non si muove dalla posizione, naturalmente, la fascetta, quindi non stringete tantissimo. Ecco qui, queste sono le prime quattro, poi posso continuare. Allora, vi vorrei mostrare questo elemento. Ho costruito quattro elementi di questo tipo, utilizzando due fili per volta del diametro di 1,5 e avvolgendoli con un filo molto più sottile, siamo sullo 1 mm, più che 0,8 direi 1 mm.
ho fatto quattro elementi di questo tipo perché servono per costruire la parte centrale, cioè il telaio vero e proprio. Vedete, questa è la mia idea. Due passano in mezzo in questa direzione, vedete, in questo modo, e gli altri due nell'altra direzione, perpendicolarmente a quelle già posizionate. Vedete, proprio così. Al centro si crea uno spazio, un vuoto, diciamo così, ed è il punto in cui io metterò il perno con la rondella. Ho avvolto il centro con molti giri di filo, perché altrimenti il perno non potrebbe in alcun modo poter stare in piedi. Vedete? Allora, il perno passerà in mezzo a questi fili e sotto ci sarà la rondella a bloccare il tutto. Qui ho già fissato i quattro elementi, anzi scusate, sono ben otto elementi, alla rete. Li ho fissati un po' come se fossero delle cambrette, diciamo, circa. Vedete? Sono già fissati, rivolti verso l'interno della struttura, ok? E questa parte fatta, mi sono tenuta a qualche centimetro dal bordo superiore, pochi centimetri. E poi finalmente posso cominciare con la decorazione vera e propria. Sempre in alto metto tutte le fascette, saltando una cella. Salto una cella e metto le fascette tutto intorno. Questa è stata una scelta obbligata dovuta al fatto che in casa c'erano tot fascette e non è possibile, come sapete, uscire in questo periodo per acquistarne altre. Però alla fine si è rivelata una cosa abbastanza giusta, devo dire esteticamente valida. Quindi non tutti i mali vengono per nuocere, guardate, sta piuttosto bene, vedete, questo è il lavoro parzialmente concluso, manca il lato inferiore, vedete, da un altro punto di vista, insomma non è male, devo dire, un effetto lineare ed essenziale. Ora, mi tengo lateralmente alla fascetta che scende e comincio ad avvolgere la parte finale di questa struttura. Inizio a mettere le fascette là dove finiscono quelle precedenti, vedete? Per creare un effetto continuo. E il lavoro è sempre lo stesso, ovvero salto una celletta e poi metto l'altra fascetta da cablaggio. Non vi ho detto che ovviamente sono bianche, trasparenti precisamente, voi potete anche scegliere fascette di altro colore. Guardate, vengono alternate in questo modo, quello intendevo dire all'inizio, alternate in questo modo, quindi una fascetta che si alterna con la parte finale della fascetta superiore, quella che è stata legata più in alto. Ecco qui. E continuo in questo modo sempre sulla stessa linea, sulla stessa riga, fino a completamento di tutti i giri. Qui da un'altra posizione è possibile apprezzare il lavoro, che è a questo punto molto facilitato, perché la parte più difficile è stata in realtà fare la struttura centrale, il telaio centrale. Ecco qui. Adesso infilo dall'alto questo perno e lo faccio passare. Allora, il perno ha una svasatura, una parte rientrante, che è quella con cui io blocco, facendo un po' di forza, ecco, blocco i fili. Credo che si sia visto abbastanza bene. In questa maniera, vedete, non si muove più, vi assicuro che non si muove da questa posizione perché c'è la trazione dei fili laterali. Ecco qui il completamento del lavoro. Allora, non vi posso fare vedere la lampada accesa perché la parte elettrica è da vedere, la pulizia è stata fatta, anche se parziale, ma guardate il risultato, io lo trovo veramente bello. Spero vi sia piaciuto. Ciao!